La Stock di Trieste, augurandovi buon ascolto, vi ricorda tre modi per gustare la prestigiosa qualità del suo brandy. Stock 84, Royal Stock, Stock Original, la grande tradizione del brandy. E se vi piace una grappa naturale, genuina, Julia, la grappa di carattere. Tutto il calcio, minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno dallo studio centrale Roberto Bortoluzzi. La trasmissione si articola oggi sui collegamenti con i campi di Firenze per Fiorentina-Napoli, Roma per Lazio-Inter, Genova per Sampdoria-Juventus, Bologna per Bologna-Cagliari, Pescara per Pescara-Genova. Sono impegnati ai microfoni i radiocronisti Enrico Ameri, Claudio Ferretti, Alfredo Provenzali, Piero Pasini ed Ezio Luzzi. Chiedo scusa un attimo ai cortesi ascoltatori, non è oggi al suo posto di lavoro il collega Sandro Ciotti, colpito da un grave lutto, la perdita della mamma. Da noi tutti in questa circostanza tanto dolorosa, tanto triste, al caro Sandro rivolgiamo il nostro più affettuoso pensiero. Cominciamo allora il lavoro e come sempre la prima panoramica sarà solo per conoscere i risultati dei primi tempi via Firenze. Fiorentina 1, Napoli 0, a voi Roma. Al primo del secondo tempo, Lazio 1, Inter 0, a voi Genova. A Genova, Sampdoria 0, Juventus 0, a voi Bologna. Analogo risultato anche a Bologna, Bologna 0, Cagliari 0, a voi Pescara. A Pescara, Pescara 1, Genova 0, al secondo minuto della ripresa, a voi studio. Gli altri primi tempi ad Ascoli, Ascoli 0, Cesena 0, a Milano, Milan 0, Lanerossi Vicenza 0, a Torino, Torino 1, Ternana 0, a Varese, Varese 0, Roma 0. In rapidissima sintesi, cenni di cronaca, voi Firenze. Al Comunale di Firenze ripetiamo il risultato mentre sta per iniziare il secondo tempo dell'incontro. Fiorentina 1, Napoli 0, marcatore Burnic autorete al 23°. Lo spettacolo maggiore lo ha offerto senz'altro il pubblico, sono circa in 60.000 a vedere l'incontro perché sul terreno di gioco non se n'è visto molto. Le squadre hanno sentito molto la partita fin dalle prime battute, hanno tradito un certo nervosismo, un certo timore. Per poco tempo le marcature sono state strette, i primi 14 minuti sono stati caratterizzati dall'assenza, si può dire, quasi assoluta di gioco. Massiccia presenza dei tifosi napoletani sulle gradinate dello stadio quando Picasso dà il via. Il Napoli gioca contro sole e forse questo giustifica qualche incertezza difensiva dei partenopei. Senza note il taccuino degli appunti per un quarto d'ora, poi improvvisamente su punizione si ha il primo brivido dell'incontro, lo provoca Antognoni con un tiro di punizione da 25 metri. Uno di quei tiri, come sa fare il giocatore Viola, quasi da fermo, una staffilata che coglie netto il palo alla sinistra di Carmignani. È il 15°. Al 23°, clamoroso autogol di Burnic, che spostato a destra raccoglie un lungo rinvio di Galdiolo e da tre quarti spedisce un pallonetto all'indietro molto alto verso Carmignani, in quel momento in uscita. La palla scavalca il portiere, rimbalza alle sue spalle per terra ed entra in porta quasi a fil di montante. Al 25°, la Fiorentina segna ancora con Caso, che riceve da Saltutti, però è in fuorigioco, così rileverà il guardialine e l'arbitro annulla. Il Napoli appare, come si può dire, un po' spensierato, un po' troppo aperto, ma la Fiorentina ne sa approfittare. Al 33°, punizione per il Napoli, la tira Giuliano che dà ad Esposito in aria. Il numero 6 del Napoli, spalle rivolte alla porta avversaria, rovescia al centro per Massa, che in acrobazia alza il pallone sopra la traversa. Al 40°, altro micidiale punizione di Antognoni, Carmignani para ma non trattiene, salva Burnic con i giocatori fiorentini che reclamano per un mani in aria. Entra frattanto Canè, che sostituisce l'infortunato Rampanti, colpito da stiramento, poi la fine dei primi 45 minuti di gioco. Ora siamo all'inizio del secondo tempo, al secondo minuto, sempre 1-0 per la Fiorentina, autoreti di Burnic al 23°, a voi Roma. All'Olimpico siamo al quarto della ripresa, Lazio in vantaggio per 1-0 sull'Inter con gol di Rececconi al 23° del primo tempo, 65.000 gli spettatori, il cielo è nuvoloso ma il sole riesce ogni tanto a filtrare, l'arbitro è Gonella. L'Inter mette in campo la formazione più prevedibile con Fedele, Scala e Muraro in panchina al posto di Rossi, anche se i numeri sulle maglie sembrano messi alla rinfusa. In effetti Oriali col 2 sulle spalle agisce di spinta a centrocampo, Catellani è su Chinaglia. La Lazio risolve il problema Petrelli schierando Polentes e lasciando prudentemente il debuttante Ghedini in panchina. L'Inter è brava a prendere l'iniziativa impostando il ritmo e anticipando i campioni d'Italia. Così la Lazio fatica a ritrovare in spazi ridotti la chiave del suo gioco offensivo. Però anche se nel primo quarto d'ora Mariani impegna a fondo Polentes sulla fascia destra e Mazzola dirige bene a centrocampo, le azioni più pericolose sono comunque dei biancazzurri. Al quinto su cross di Frustalupi Fedele spedisce di testa in angolo rischiando addirittura l'autogol.
Al quarto d'ora gran botta di Rececconi quasi dal limite con palla che sfiora l'incrocio dei pali. Piano piano il gioco dei campioni d'Italia carbura e al 23esimo arriva il gol. Frustalupi effettua un cross tutt'altro che imprendibile per Bordon, il quale però respinge di pugno e mette sui piedi di Rececconi. Tiro e rete, 1-0 per la Lazio al 23esimo. Quasi alla mezz'ora Martini fa segno di accusare un dolore alla gamba destra, forse uno stiramento. Esce, rientra, poi al 35esimo Maestrelli lo sostituisce con D'Amico arretrando Badiani. Contemporaneamente Chinaglia batte una punizione che Bordone ancora una volta non trattiene. Garlaschelli entra ma pressato da Giubertoni non conclude. Al 38esimo palla buona per Boninsegna e bella uscita in scivolata di Pulici che salva. Nient'altro da segnalare per il primo tempo, angoli 5-1 per la Lazio. Siamo adesso al quinto della ripresa, il risultato è lo stesso, 1-0 per la Lazio sull'Inter. A voi Genova. A Genova il secondo tempo è iniziato da appena pochi secondi, risultato quindi invariato rispetto ai primi 45 minuti di gioco. Sampdoria 0, Juventus 0. Vediamo rapidissimamente questa prima parte della gara. Predominio della Sampdoria nei primi 10 minuti, poi la Juve che nella parte centrale si fa preferire per i suoi schemi di gioco ed infine torna la Sampdoria a farsi attenzione pericolosa. Attenzione Provenzali, qui è l'Olimpico, la Lazio ha raddoppiato con Chinaglia su cross di Garlaschelli. I giocatori dell'Inter comunque stanno contestando e Gonella va verso il segnalino e vi saremo più precisi nel prossimo collegamento. Hai tolto la linea Ferretti, pronto? Provenzali, ti ascoltiamo. Ah, ecco, dicevo che proprio nel momento in cui segnavano a Roma, anche a Genova, la Sampdoria è andata in vantaggio con un gol dell'esordiente De Giorgis, quindi il risultato è cambiato dopo appena un minuto di gioco del secondo tempo. La Sampdoria è in vantaggio sulla Juventus per 1-0 con rete, ripetiamo, di De Giorgis. Allora rapidissimamente i primi 45 minuti di gioco, abbiamo detto che la Sampdoria ha avuto un maggior numero di occasioni da rete. Per la cronaca, al secondo, punizione calciata da Bedin, Zoff respinge di pugno, interviene subito dopo sullo stesso Bedin e sugli sviluppi dell'azione De Giorgis tutto solo non riesce a deviare in rete l'invito di Primi. Al settimo Spinosi, intervenendo di testa su De Giorgis, si infortuna e viene sostituito da Morini. La reazione della Juventus è affidata alle galoppate di Altafini e a due tiri di Furino e Damiani, il primo è parato da Cacciatori ed il secondo termina sul fondo. Provenzali. Il finale, sì? Provenzali, scusami, ancora l'Olimpico, mi dispiace interromperti di nuovo, ma Gonella ha annullato il gol della Lazio. Era stato un cross di Garlaschelli raccolto al centro da Chinaglia che aveva messo dentro, ma l'arbitro poi è andato a consultare il guardialinee. In effetti era stato battuto in precedenza un fallo laterale da Rececconi, mentre il fallo laterale doveva essere battuto dall'Inter. Questa è la ragione dell'annullamento del gol. A te la linea. Ciaci invece non ha annullato quello della Sampdoria, pertanto il risultato è sempre lo stesso, Sampdoria 1, Juventus 0. Concludiamo gli appunti della prima parte della gara. Il finale, come detto, è stato per la Sampdoria e Zoff ha parato proprio sulla linea di porta un colpo di testa di Prunecchi. Sono stati ammoniti nel primo tempo per gioco pericoloso Gentile e Primi. I calci d'angolo 5-2 per la Sampdoria, arbitra Ciacci. Gli spettatori sono 40.000 circa, è una giornata nuvolosa. Ripetiamo il risultato: al terzo minuto del secondo tempo Sampdoria 1, Juventus 0 per la rete segnata al primo minuto di gioco da De Giorgis. A voi Bologna. A Bologna si sta giocando il settimo minuto della ripresa. Pochi secondi fa Massimelli, lanciato a rete, è stato atterrato, ma l'arbitro ha fatto retrocedere il pallone al limite dell'area. Il Bologna sta battendo la punizione dal limite. È sul pallone Savoldi, barriera cagliaritano schierata, Savoldi tocca per Cresci, tiro è partito, respinto. Al settimo della ripresa Bologna 0, Cagliari 0, è stato un primo tempo abbastanza noioso e deludente, almeno sotto il profilo dello spettacolo. Bologna e Cagliari hanno puntato quasi tutte le loro carte sul centrocampo. Al quadrilatero giovane del Bologna, formato da Pecci, Massimelli, Ghetti e Maselli, Chiappella ha opposto l'esperienza di Gregori, Bianchi e Nenè, ai quali danno manforte sovente Gori e il giovane Butti. Ha premuto di più il Bologna, ma il filtro cagliaritano è così fitto che le conclusioni a rete sono scarse. Degni di nota solo nel primo tempo un tiro di Landini. Scusa Pasini, qui purtroppo ancora l'Olimpico deve interrompere perché l'Inter ha pareggiato al nono minuto, un tiro di Mariani che è stato deviato nella propria rete da Oddi, il centromediano della Lazio, quindi il risultato è 1-1 all'Olimpico. A te la linea. Dicevo che degni di nota nel primo tempo sono stati solo un tiro di Landini al 13esimo, troppo alto, subito replicato da Novellini, il cui tiro ha superato la traversa di circa mezzo metro. Notevole anche al 42esimo un salvataggio di Buso su punizione di Butti. Si gioca il secondo tempo da 7 minuti. Bologna e Cagliari ancora in parità sullo 0-0. Qui è Bologna, voi Pescara.
Sì, qui è Pescara, siamo giunti al 12° minuto della ripresa, il Pescara è sempre in vantaggio per 1-0 sul Genova. Il gol è stato realizzato dall'interno Nobili al 35° minuto con un tiro a filo d'erba da circa 18-20 metri, la palla si è infilata nell'angolino basso alla sinistra di Girardi che nemmeno si è mosso. Il risultato almeno fino a questo momento è sostanzialmente giusto, il Pescara che gioca con maggiore determinazione era già andato almeno 3 volte vicino al gol con De Marchi, Lopez e Franco Rosati, ma in queste circostanze Girardi si era dimostrato molto bravo. Anche il Genoa ha avuto un paio di buone occasioni, soprattutto con Pruzzo, pericoloso con un tiro dal limite che Cimpiel ha deviato con un gran balzo, ma il Genoa si muove con troppa lentezza, direi con troppa sufficienza, ed è anche per questo che non riesce a tenere il ritmo e il passo del Pescara. La partita comunque è interessante, il tempo è buono, fino a pochi minuti fa c'era il sole, ora ricoperto da una leggera nuvolaglia. La temperatura è primaverile ed ha contribuito alla massiccia affluenza di tifosi che gremiscono lo stadio in ogni ordine di posti. L'arbitro è il romano Menegali, il risultato sempre di 1-0 a favore del Pescara. A voi studio. E dallo studio in breve le altre note prima di passare all'ascolto di Firenze. Ad Ascoli, Ascoli 0, Cesena 0, 4-3 per l'Ascoli, calci d'angolo, terreno buono, 20.000 gli spettatori, arbitra il signor Casarin. A San Siro, Milan 0, Lanerossi Vicenza 0, 7-1 per il Milan gli angoli, terreno buono, 40.000 gli spettatori, arbitra il signor Reggiani. A Torino, primo tempo, Torino 1, Ternana 0. Quinto ripresa, situazione parità, Torino 1, Ternana 1. Le reti, 30° Graziani su azione personale dopo scambio con Sala, pareggia per la Ternana appunto al quinto della ripresa Garritano su passaggio di Panizza. Garritano aveva sostituito al 20° Petrini. Calci d'angolo 8-1 per il Torino nel primo tempo, terreno buono, 20.000 gli spettatori, arbitra il signor Moretto. A Varese, Varese 0, Roma 0, calci d'angolo 1 per parte, terreno buono, 18.000 gli spettatori, arbitra il signor Agnolin. Serie B, situazione al 10° della ripresa. Alessandria 0, Parma 0, Avellino 1, Atalanta 0, Brescia 0, Palermo 0, Brindisi 1, San Benedettese 1, Foggia 0, Taranto 1, Perugia 0, Catanzaro 0, Reggiana 1, Como 1, Spal 0, Novara 0, Verona 2, Arezzo 0. In Serie C, Bari 0, Lecce 0, Trapani 0, Catania 0 e andiamo ad ascoltare Ameri. Ecco, siamo giunti qui al Comunale di Firenze al 10° minuto del secondo tempo, risultato 1-0 per la Fiorentina, c'è un calcio di punizione per il Napoli, lo batte Canè che sostituisce al 42° del primo tempo l'infortunato Rampanti. Canè ha battuto, ha respinto la difesa viola, recupera ancora Clerici sulla sinistra da Canè che tenta il tiro dal limite, palla che viene respinta dai difensori viola, recuperata alle spalle di tutto da Galdiolo, messo ai piedi il numero 7 Massa che tira, altro rimpallo, altro intervento dei difensori viola con Brizzi, poi ancora con Roggi sul settore di estrema sinistra. Quasi dalla linea di fondo, spedisce pallone ancora in avanti verso la linea centrale del campo. Intervento però degli attaccanti viola che ha ricevuto la palla. Ecco Saltutti scattare, fa rimbalzare la palla sui piedi del numero 2, vale a dire di Landini. Recupera ancora il pallone, poi viene messo a terra il numero 9. Si tratta di Desolati, calcio di punizione concesso per la Fiorentina. E intanto vediamo subito le formazioni delle squadre. Il Napoli gioca con Carmignani, Landini e Orlandini. Burnic, La Palma, Esposito, Massa, Iuliano, Clerici. Canè, ripetiamo, dal 42° del primo tempo ha sostituito Rampanti con il numero 11 Braglia. La Fiorentina gioca con Superchi, Galdiolo, Roggi, Beatrice, Brizzi, Della Martira, Caso, Guerini, Desolati, Antonioni e Saltutti. Ecco un intervento di Carmignani che si è esibito anche in apertura di questo tempo al secondo minuto con una bella parata su grande tiro di Saltutti. Altro intervento, ripetiamo, di Carmignani, poi la palla trascinata da Iuliano verso la linea mediana del campo. Su Iuliano gioca ancora Caso, ritoglie la palla. Intervento dell'arbitro Picasso che dirige l'incontro per dire, anzi Beatrice ha commesso il fallo per dire che si tratta di una punizione in favore del Napoli, battuta. Scusa Mary? Ameri, scusami, sempre l'Olimpico interrompe, l'Inter è passata in vantaggio al 14° del secondo tempo con un gol del terzino Fedele, a te la linea. Naturalmente c'è l'esultanza da parte dei tifosi viola, la loro squadra passa in testa alla classifica qualora dovesse mantenersi sempre immutato questo risultato. E Merlo che qui accanto a noi, lo squalificato Merlo che assiste all'incontro della nostra cabina di trasmissione, sta battendo le mani anche lui in segno di giubilo. Ed ecco, proseguiamo ancora ad assistere all'incontro e a raccontarvi le vicende di questa partita che per il primo tempo non ha fatto vedere granché. Ecco intanto il pallone recuperato ancora da Esposito, rilanciato, ecco verso davanti all'area di Superchi che esce di pugno con una grande parata, riesce a deviare, al volo ancora Iuliano dal limite, spedisce il pallone molto alto sopra la traversa e quindi sul fondo. All'11° minuto di gioco del secondo tempo conduce sempre la Fiorentina per 1-0. Autoreti di Burnic al 23° minuto del primo tempo, a voi Roma.
Al quarto d'ora dunque l'Inter in vantaggio all'Olimpico per 2-1 sulla Lazio, è successo praticamente di tutto e la situazione si è clamorosamente ribaltata. Al quarto minuto già Mazzola aveva avuto una buona occasione al centro dell'area di rigore laziale ma non era riuscito a sfruttarla. Poi al quinto il gol fantasma, chiamiamolo così, della Lazio, un cross di Garlaschelli da destra raccolto al centro da Chinaglia ad un paio di metri dalla porta di Bordon e messo dentro. Gonella però veniva immediatamente circondato dai giocatori dell'Inter, andava a consultare il segnaline il quale gli faceva annullare il gol perché precedentemente Rececconi aveva battuto un fallo laterale che spettava invece all'Inter. Al nono minuto l'Inter riusciva a pareggiare, c'era un tiro di Mariani non preoccupante per Pulici ma la traiettoria veniva deviata dal centromediano della Lazio Oddi. Pulici si stendeva alla disperata sulla sua sinistra ma non riusciva a salvare la situazione, il pallone entrava ed era il pareggio per l'Inter. Al quattordicesimo il 2-1 per la squadra milanese, c'era il terzino sinistro Fedele che se ne andava nella posizione di ala destra indisturbato, riusciva ad entrare nell'area di rigore della Lazio e a battere Pulici. I laziali stavolta protestavano per un presunto fallo su Frustalupi che avrebbe lasciato libero così Fedele di continuare la sua marcia verso la rete. Gonella comunque accordava il gol, quindi 2-1 per l'Inter sulla Lazio. Siamo adesso al sedicesimo, a voi Genova. A Genova siamo al dodicesimo minuto del secondo tempo, risultato invariato, è sempre la Sampdoria in vantaggio sulla Juventus per una rete a zero. Il gol, abbiamo già detto nel precedente collegamento, è stato segnato al primo minuto di gioco della ripresa da De Giorgis, un passaggio indietro di un difensore. Ecco adesso un tiro di Furino e Cacciatori riesce mirabilmente a deviare il tiro in calcio d'angolo, era stato Furino che aveva tirato, no, forse il portiere della Sampdoria non ha nemmeno toccato il pallone che comunque è terminato sul fondo. Il gol della Sampdoria, dicevamo, un passaggio indietro di un difensore della Juve sul quale si è inserito De Giorgis che ha preceduto l'uscita di Zoff ed ha segnato. La Juventus è stata un po' scioccata per qualche minuto, poi è partita al contrattacco, al settimo un tiro di Gentile parato da Cacciatori, all'ottavo un calcio d'angolo battuto da Causio sul quale è intervenuto Altafini di testa ma il suo tiro è terminato sul fondo. Poi un gran tiro dal limite dell'area di Capello ribattuto da Lippi e poi quello detto in cronaca diretta appunto di Furino che ha sfiorato il palo alla destra del portiere della Sampdoria Cacciatori. Per quanto riguarda le formazioni, la Juventus è al gran completo con Altafini che è stato preferito a Bettega, la Sampdoria è largamente rimaneggiata per l'indisponibilità di Salvi, Maraschi, Boni, Magistrelli e Mircoli. Debutta in Serie A De Giorgis, non ha ancora compiuto 18 anni ed ha segnato al primo minuto del secondo tempo il gol mediante il quale la Sampdoria attualmente è in vantaggio sulla Juventus. Siamo al tredicesimo del secondo tempo, Sampdoria 1 Juventus 0, a voi Bologna. Sedicesimo a Bologna, situazione di parità Bologna e Cagliari ancora sullo 0-0, poco di nuovo e di sostanziale sotto il profilo del gioco, il Cagliari è sempre arroccato nella propria metà campo, il Bologna preme ma non riesce ben raramente a concludere, quasi irrilevante finora il lavoro dei due portieri. Il Bologna è ancora privo di Bulgarelli che sta rinunciando volontariamente da qualche domenica per lasciar posto ai giovani, di Bellugi infortunato e di Roversi che sta scontando la seconda giornata di squalifica. Nel Cagliari assente ancora Riva, ha fatto il suo esordio Gregori che giocò gli ultimi 6 campionati nelle file del Bologna. Un altro ex della partita è Adriano Novellini. Anche il Bologna ha il suo ex Bruniera, ma lo tiene per ora in panchina. 30.000 gli spettatori, arbitra Mascali in una bella giornata di sole. Mascali all'inizio di questo secondo tempo ha ammonito Poli e Gori del Cagliari. Nessun episodio di rilievo in questi ultimi minuti in cui non siamo stati collegati, c'è stato solo al sedicesimo, cioè un minuto fa, un tiro di Novellini largamente fuori bersaglio. Siamo al diciassettesimo, Bologna e Cagliari ancora sullo 0-0, a voi Pescara. Risultato è invariato, sempre il Pescara in vantaggio per 1-0 sul Genoa mentre siamo giunti al diciannovesimo minuto della ripresa. Anche in questo scorcio del secondo tempo il Pescara si è reso più pericoloso, soprattutto con una girata al volo di Serato, la palla ha sorvolato la traversa. Il ritmo della partita comunque è un po' calato, tutte e due le squadre sono incomplete. Nel Pescara mancano Pirola e Zucchini, sostituiti da Pennati e Santucci. Poco fa c'è stata anche un'altra sostituzione, è uscito Franco Rosato ed è entrato in campo Ciardella. Il Genoa rispetto a domenica recupera Pruzzo e Bittolo, assente ancora Corrati, al cui posto Vincenzi ha preferito schierare
invece di schierare ha preferito schierare Marchini anziché il nuovo acquisto Canzanese. Poco fa comunque il nuovo acquisto Rizzo è entrato in campo in sostituzione del terzino Rossetti. Ora è il 20° minuto della ripresa, il Pescara è sempre in vantaggio per 1-0 sul Genoa. A te Bortoluzzi. E qui allo studio nessuna novità da segnalare dagli altri 4 campi della Serie A. Ad Ascoli sempre situazione di parità, Ascoli 0 Cesena 0 e siamo al 13° da rilevare nella ripresa al 1° minuto nell'Ascoli Macciò ha sostituito Salvori. A San Siro sempre 0-0 tra Milan e Lanerossi Vicenza e siamo al 1/4 d'ora della ripresa. A Torino situazione di parità, Torino 1 Ternana 1 al 15°, a Varese 0-0 tra Varese e Roma al 15°. In Serie B 3 punteggi sono cambiati, 3 squadre sono andate in vantaggio, Brescia, Brindisi e Spal. Ecco la situazione: Brescia 1 Palermo 0, Brindisi 2 San Benedettese 1, Spal 1 Novara 0. A te Ameri. Sono trascorsi 11 minuti dall'inizio del secondo tempo di Fiorentina-Napoli, scarse le emozioni, scarso anche il gioco. Ecco, in questo momento è il Napoli che sta attaccando, ha superato di qualche metro la linea centrale del campo Iuliano, invita l'azione sulla destra Orlandini, intervento dalla parte opposta di Roggi che si è portato incontro al numero 3 del Napoli, palla che termina in fallo laterale per la rimessa in gioco del Napoli. Ricordiamo che Roggi gioca oggi nella Fiorentina dopo 2 settimane di assenza. Ecco la palla nella metà campo della Fiorentina, è condotta qualche metro oltre la linea centrale del campo da Esposito che appoggia il gioco sulla sinistra per la palma che allunga in diagonale verso il settore dell'estrema sinistra. Canè che restituisce ancora Esposito, attaccato da Desolati, intervento ancora da parte del numero 2 Landini, recuperato ancora il pallone da Esposito, respinge ancora dalla parte opposta della Martira, lancio per la zona del centro dove Desolati tarda a scattare e con i piedi esce dalla propria area di rigore. Il portiere Carmignani si fa incontro la palla, la depone sui piedi di Burnic e quest'ultima allunga ancora il pallone in diagonale sulla destra verso Orlandini che si appresta ora a palla al piede a superare la linea centrale del campo, cerca lo scatto per superare Beatrice, vi riesce, corre lungo la linea del fallo laterale giunto quasi all'altezza del limite dell'area avversaria, cerca di scavalcare ancora Beatrice che però gli tocca il pallone mandandolo in fallo laterale all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Assisteremo a un'altra rimessa in gioco da parte del Napoli, ci sembra, se non si tratta di angolo dalla nostra posizione, ci è sembrato di vedere una rimessa, no, si tratta proprio di un calcio d'angolo già battuto con Canè in possesso del pallone, effetto un cross sotto porta, colpo di testa di Brizzi che allontana, incontro la palla si è portato Saltutti che recupera, sciabola sulla destra per Caso che scatta in questo momento nella posizione della destra, su di lui converge ancora la palma, entra Caso in aria, si sposta sulla destra, tiro quasi a fil di montante, il pallone termina sul fondo mentre Carmignani si era portato incontro al giocatore per restringere lo specchio della porta. E intanto vediamo che sono ancora in attacco i giocatori del Napoli dopo aver subito questa azione offensiva da parte della Fiorentina. Scambiano Iuliano ed Esposito a ridosso della linea centrale del campo, parte in questo momento un passaggio sulla sinistra per Massa che scavalca Roggi, cerca di effettuare un cross sotto porta per Clerici, intervento prima in un primo tempo di Gaglioli, poi c'è quasi un malinteso fra Guerini che stava rientrando e Super che si era buttato incontro alla palla, poteva nascere anche un'autorete per la Fiorentina. Ricordiamo infatti che la Fiorentina è passata in vantaggio grazie a un'autorete, ora scatta in questo momento il numero 9 Desolati, trattenuto vistosamente da Landini che non poteva fare di più o di meglio per cercare di bloccare il numero 9 della Fiorentina, ormai scattato si può dire che aveva preso 1 metro e stava andando verso la porta difesa dal portiere Carmignani e quindi non ha potuto far altro che trattenere Landini con le mani fermando appunto regolarmente il centravanti della Fiorentina. Intanto c'è Antonioni pronto per battere il calcio di punizione. Dicevamo che la Fiorentina è passata in vantaggio al 23° del primo tempo proprio grazie a una clamorosa autorete di Burnic, autorete che Burnic ha provocato con un pallonetto spedito alle spalle del portiere Carmignani, forse ingannato anche nella sua uscita incontro al pallone dal sole che aveva contro. Ora il sole è scomparso dietro le nuvole, Antonioni sta per battere il calcio di punizione a circa 5 metri di distanza al limite dell'area, in una posizione centrale rispetto alla porta difesa da Carmignani. Al termine di questa azione passeremo alla linea, parte un tiro, una staffilata sul fondo anche questo. Risultato al comunale di Firenze, sempre 1-0 per la Fiorentina, voi Roma. Al 23° della ripresa all'Olimpico, sempre l'Inter in vantaggio per 2-1, ricordiamo i gol al 23°, colpo di testa adesso di Boninsegna e splendida la deviazione in angolo di Pulici sopra la traversa, il secondo angolo per l'Inter. Vi dicevo il gol di Rececconi al 23° del primo tempo, il pareggio su autorete di Oddi al 9° del secondo e l'Inter che passa in vantaggio al 14° con il terzino Fedele. Tutto sembra girare contro la Lazio, al 16° Rececconi riceveva una botta alla gamba destra e andava per un attimo ai bordi del campo rientrando comunque subito in gioco. La Lazio tutt'altro che frastornata, anche se logicamente innervosita, si è buttata prepotentemente in avanti alla ricerca del pareggio. Al 20°
registrare un cross in diagonale arretrato di Garlaschelli al centro dell'area di rigore dell'Inter, ma Nanni e Chinaglia non riescono ad intercettare. L'Inter comunque è sempre pericolosa e al 21esimo c'è un passaggio indietro di Boninsegna a Mazzola, un tiro violento in corsa da parte del capitano dell'Inter e Pulici respinge di pugno. Al 22esimo Chinaglia tira quasi al limite dell'area di rigore, intercetta con le mani Catellani in area, ma francamente sembra un fallo involontario. Adesso siamo al 24esimo, vi abbiamo descritto il colpo di testa di Boninsegna che ha messo in serie difficoltà Pulici, il quale comunque è riuscito a deviare in angolo. Il punteggio è sempre 2-1 per l'Inter. A voi Genova. A Genova siamo al 20esimo del secondo tempo, invariato il risultato, Sampdoria 1 Juventus 0. Ricordiamo il gol al primo del secondo tempo segnato da De Giorgis per la Juventus nel periodo in cui non siamo stati collegati, un gran tiro di Cucureddu scoccato proprio dal limite dell'area esattamente un minuto fa. Il tiro ha sorvolato la traversa della porta difesa dai cacciatori. Ora c'è Capello Benzali, che ha perduto. Attenzione Provenzali, scusami, sembra proprio che oggi sia preso di mira da noi, ma ti devo interrompere perché è stato concesso un calcio di rigore dall'arbitro Picasso che dirige l'incontro al Napoli, che in questo momento sta perdendo la partita per 1-0. Calcio di rigore concesso all'arbitro per atterramento del numero 3 della squadra napoletana, ossia Orlandini, che si era portato in attacco. Tu sai che è sempre molto difficile parlare di se c'è il rigore, se non c'è il rigore, tanto più che poi la Moviola è capacissima di smentire sia noi che gli spettatori che l'arbitro eccetera. Quindi ci rimettiamo a dire che il giocatore Orlandini è stato messo a terra in maniera piuttosto vistosa in aria e che l'arbitro ha concesso il calcio di rigore. Vedremo poi questa sera dalle riprese televisive cosa è realmente accaduto. Intanto il dischetto è stato posto sul il pallone è stato posto sul disco degli 11 metri e c'è stato naturalmente un gesto di stizza da parte di Merlo che è qui accanto a noi, ma lo comprendiamo perfettamente. Se... prego, intervenite pure se dovete. Altafini ha pareggiato per la Juventus, il risultato adesso è Sampdoria 1 e Juventus 1. La relazione della Juventus è preferita da Anastasi con il passaggio poi ad Altafini, il tiro è prepotente. Scusa Provenzali, sì? Ecco, sta per scoccare qui il calcio di rigore Clerici, che è l'uomo che si trova in aria in questo momento. No, lasciate pure aperto Genova, anche se sentiamo i rumori di Genova, è importanza. Poi subito dopo ti cederò la linea a Provenzali per sentire da te come ha segnato Altafini. Intanto Clerici si volta a guardare l'arbitro Picasso che sta discutendo ancora con alcuni giocatori viola, con Roggi e Della Martira. Ora Picasso si allontana dai giocatori che sono rimasti fermi al limite dell'area. Vediamo che si porta vicino alla rete di Superchi. Clerici, parte il tiro, rete, è un tiro piuttosto angolato, in diagonale, ha battuto Superchi sulla destra. Clerici, dopo aver segnato, recupera la palla e la lancia con un calcio dietro, in segno di esultanza naturalmente, dietro la porta della Fiorentina. A te Provenzali. Siamo al 22esimo del secondo tempo, il risultato pertanto è in parità, Sampdoria 1, Juventus 1. Abbiamo già detto come il gol del pareggio per la Juventus è stato segnato da Altafini di prepotenza alla sua solita maniera, con il tiro che a mezza altezza si è infilato proprio nell'angolo alla destra del portiere della Sampdoria Cacciatori, il quale portiere evidentemente nulla poteva fare contro questo tiro. Ancora in attacco adesso la Juventus con Cucureddu che tenta di far filtrare il pallone, poi riprende nuovamente la palla, ma c'è un tentativo riuscito di Fossati, ancora Damiani quasi sul fondo, crossa per Cucureddu e la palla termina sul fondo. Al 23esimo del secondo tempo, pertanto 1-1 fra Sampdoria e Juventus. A voi Bologna. 26esimo del secondo tempo a Bologna, situazione di parità, Bologna e Cagliari ancora sullo 0-0. Dicevamo nel precedente intervento che il Bologna aveva il suo ex Bruniera e c'è stato un tiro di Landini in questo istante. Copparoni non è riuscito a trattenere la palla e la palla è terminata in rete. Al 27esimo del secondo tempo il Bologna improvvisamente è andato in vantaggio con un tiro della sua ala sinistra Landini. Il portiere del Cagliari Copparoni in tuffo sembrava aver trattenuto il pallone, poi il pallone gli è sfuggito di mano e beffardamente è entrato in rete lambendo il palo alla sua destra. Dicevamo nel precedente intervento che il Bologna aveva il suo ex Bruniera e lo teneva in panchina, adesso non più. Al 20esimo infatti è uscito Ghetti e al suo posto gioca ora l'ex cagliaritano Bruniera. C'è stata anche una sostituzione nelle file del Cagliari, al 26esimo è uscito Gregori ed è entrato Valeri. È in vantaggio il Bologna al 27esimo sul Cagliari per una rete segnata pochi secondi fa dall'ala sinistra Landini. Qui è Bologna, voi Pescara.
Mezz'ora di gioco, il Pescara è sempre in vantaggio per 1-0 sul Genoa, ma la sua tattica adesso è molto più prudente. Il Pescara controlla il centrocampo, invita il Genoa in avanti e poi tenta il contropiede. Non sappiamo se questa può essere la tattica più conveniente, sta di fatto che il Genoa ha avuto due occasioni per pareggiare, la prima con Pruzzo e la seconda con Marchini, che hanno impegnato seriamente il portiere Cimpiel. È ovvio comunque che in questa circostanza gli sforzi maggiori li sta facendo il Genoa, che come sapete sta perdendo per 1-0. A voi studio. Qui è lo studio ad Ascoli, sempre situazioni di parità, Ascoli 0, Cesena 0 al 24esimo, a San Siro il Milan è in vantaggio sulla Nerossi Vicenza, al 22esimo ha segnato Chiarugi su azione personale, a Torino situazioni di parità, Torino 1, Ternana 1 al 23esimo, al 25esimo a Varese, Varese 0, Roma 0, in Serie B due squadre hanno raddoppiato, Avellino 2, Atalanta 0, Spal 2, Novara 0, comunque rivediamo il quadro aggiornato al 25esimo della ripresa, Alessandria 0, Parma 0, Avellino 2, Atalanta 0, Brescia 1, Palermo 0, Brindisi 2, San Benedettese 1, Foggia 0, Taranto 1, Perugia 0, Catanzaro 0, Reggiana 1, Como 1, Spal 2, Novara 0, Verona 2, Arezzo 0. In Serie C Bari 0, Lecce 0, Trapani 0, Catania 0, via Firenze. È il 28esimo minuto di gioco del secondo tempo, ripetiamo, risultati ora di parità, una rete per parte, autoreti di Burnic per la Fiorentina al 23esimo del primo tempo, pareggio del Napoli su calcio di rigore concesso per l'atterramento di Orlandini al 25esimo realizzato da Clerici. Subito dopo c'è stato un altro tiro di Iuliano, una staffilata che si è persa di poco sul fondo. Ora c'è stata un'altra azione d'attacco del Napoli sul settore di destra e c'è un calcio di punizione che Picasso concede in favore della squadra partenopea. C'è da dire che se il Napoli oggi c'è stato poco, anche la Fiorentina ha fatto poco per cercare di consolidare la sua vittoria nel momento in cui stava conducendo l'incontro per una rete a zero. Intanto il Napoli ora si fa forte e passa in questo momento all'attacco. Ecco il pallone che scende sulla destra insieme ad Esposito, ecco il pallone lanciato ancora da Esposito in aria, forse tocca un difensore viola, il pallone termina oltre la linea di fondo e c'è un calcio d'angolo molto probabilmente per il Napoli. Così infatti è Canè che si appresta a battere il tiro della bandierina. È il 29esimo minuto di gioco del secondo tempo, ripetiamo, risultato di parità al comunale di Firenze. Canè sta per battere il tiro d'angolo, la palla spiova in aria, un colpo di testa da parte di Roggi che respinge, rovescia ancora la palma che si è portata in attacco verso l'area avversaria, intervento ancora da parte di La Palma che recupera un passaggio del numero 6 Esposito, che riceve il passaggio di ritorno dalla palma e si sposta sulla sinistra col numero 5 partenopeo. Ancora Esposito, tocca in diagonale verso il centro per Massa che scatta, entra in aria, cerca di liberarsi di un avversario, cerca di liberarsi ancora di Brizzi che lo contrasta, va a terra Massa, si rialza lungo la linea del fallo di fondo, rimette il pallone indietro Massa, ancora ad Esposito, intervento ancora di Picasso che concede un altro calcio di punizione per la squadra partenopea. Attendiamo che venga battuto questo tiro di punizione vicino alla linea di fondo, accanto alla bandierina del calcio d'angolo, sulla destra della rete difesa da Superchi, e per passare poi la linea al collega di Roma. Parte il tiro Esposito, un colpo di testa in tuffo da parte di Clerici e il pallone termina definitivamente sul fondo. Risultato alla mezz'ora di gioco qui al comunale di Firenze, Fiorentina 1, Napoli 1, a te Roma. Calcio di punizione anche per la Lazio al 31esimo, lo batte Chinaglia, parata a terra da parte di Bordon, è sempre l'Inter in vantaggio per 2-1 sulla Lazio al 31esimo del secondo tempo, da registrare al 26esimo. Chinaglia aveva un bel pallone in aria ma se lo faceva soffiare dai suoi diretti difensori. Subito dopo andava via Boninsegna, entrava solo in area di rigore della Lazio e Pulici gli si metteva ancora una volta davanti in uscita, riuscendo a deviare in calcio d'angolo. Tutta la Lazio è in avanti, così spesso Boninsegna si trova libero col solo Wilson a contrastarlo e poi sull'ultima linea Pulici. Al 30esimo un cross di Ricecconi che recuperava un bel pallone, passaggio a Frustalupi nella fascia sinistra, tirava Frustalupi ma riusciva a respingere la difesa dell'Inter. C'è un fallo laterale battuto da Ricecconi in area di rigore dell'Inter e adesso Scala, che è riuscito a recuperare, intercetta Wilson, cerca Ricecconi con un pallonetto, lo trova, si destreggia la mezzala sul filo del fallo laterale ma poi sbaglia il passaggio, recupera Mazzola e torna in avanti l'Inter. Ripeto, attenzione, al 33esimo, attenzione Ferretti, la Juventus è passata in vantaggio con un altro gol di Altafini. Sulla sinistra c'è stato un lungo traversone di Cucureddu, mentre il portiere della Sampdoria stava per intervenire, per impossessarsi del pallone, è scattato più alto di tutti Altafini, ha colpito, ha appena deviato con la testa ed il pallone si è insaccato in fondo alla rete. Pertanto la Juventus sta conducendo adesso nei confronti della Sampdoria per 2-1, il secondo gol segnato ancora da Altafini al 28esimo del secondo tempo a terra linea.
Ti volevo comunque restituire la linea a te, Provenzali. Ho terminato 2-1 per l'Inter sulla Lazio. A te la linea. Dunque facciamo il punto, 29esimo del secondo tempo. La Juventus è in vantaggio sulla Sampdoria per 2-1. Era andata per prima in vantaggio la Sampdoria al primo del secondo tempo con De Giorgis, poi Altafini al 21esimo e al 28esimo del secondo tempo ha segnato 2 reti per la Juventus. E adesso la Juventus ancora che parte in contropiede con Causi, effettua il traversone da Causi ad Anastasi, tiro di Anastasi e rete, e sono 3 i gol per la Juventus. Ha segnato Anastasi al 29esimo del secondo tempo, Juventus 3 Sampdoria 1, rete di Anastasi. A voi Bologna. A Bologna siamo giunti al 33esimo del secondo tempo, il Bologna in vantaggio sul Cagliari per 1-0, rete segnata da Landini al 27esimo del secondo tempo. Ricevuta la palla da Pecci, Landini è entrato in area, ha tirato a rete di destro da una decina di metri, non di più. Sembrava un tiro abbastanza facile per il portiere Coparoni, invece il portiere sardo si è vista sfuggire la palla di mano che è poi rotolata lentamente in rete alla sua destra. Il gol ha modificato il quadro della partita, le due squadre giocano adesso con schemi più aperti, con vantaggio anche per lo spettacolo. È in attacco in questi istanti il Bologna con Massimelli, siamo ai limiti dell'area, Massimelli ha passato Savoldi, ancora a Massimelli che ha mancato il passaggio verso il centravanti del Bologna. Al 33esimo Bologna 1 Cagliari 0, voi Pescara. A Pescara mancano 9 minuti alla conclusione e il Pescara è sempre in vantaggio per 1-0 sul Genoa che sta attaccando in questo momento, ma la difesa pescarese riesce a liberare. Mancano, ripeto, 9 minuti alla conclusione. A voi studio. Qui allo studio i colleghi di Cicco, Viola, Boscione, Dalla Noce non ci segnalano novità da Ascoli, Milano, Torino e Varese. Ad Ascoli siamo al 32esimo, Ascoli 0, Cesena 0. A San Siro 33esimo, Milan 1, Vicenza 0. A Torino 33esimo, Torino 1, Ternana 1. A Varese 35esimo, Varese 0, Roma 0. Rivediamo ancora la situazione in Serie B. Alessandria 0, Parma 0, Avellino 2, Atalanta 0. Brescia 1, Palermo 0, Brindisi 2, San Benedettese 1. Foggia 0, Taranto 1, Perugia 0, Catanzaro 0. Reggiana 1, Como 1, Spal 2. Novara 0, Verona 2, Arezzo 0. In Serie C, Bari 0, Lecce 0, Trapani 0, Catania 0 e passa l'ascolto di Firenze. Dove mancano 10 minuti alla conclusione della partita, dove il risultato è sempre quello. Una rete per parte, Clerici su rigore al 25esimo del secondo tempo, ha pareggiato le sorti dell'incontro e ha pareggiato l'autorete di Burnic segnata al 23esimo del primo tempo. Ora la Fiorentina cerca di organizzare le proprie fila e di portarsi in attacco. Roggi si fa incontro alla folla che ha carpito il pallone della tribuna centrale per recuperare il pallone, lo recupera e rimette il pallone in gioco servendo Caso, il quale va a terra contratto dalla palma. Calcio di punizione con lo stesso Roggi, vicino alla linea del fallo laterale si appresta a battere, facendo i compagni spostarsi in avanti. Il tiro parte dai tre quarti di campo del Napoli, ancora Roggi attende prima di battere il calcio di punizione, davanti a sé un giocatore che si allontana, ora era Massa, parte il tiro al limite, colpo di testa di difensore che respinge, Giuliano poi a tre quarti di campo recupera ancora la palla, la mette a terra e la lancia ancora sulla destra per Canè, corre sul pallone anche Clerici che cerca di sottrarlo con un colpo di testa a Galdiolo, intanto in soccorso si era portato anche Orlandini, pallone passato da Clerici a Massa che è trasferito sul settore di destra, in avanti ancora sulla destra e più avanti ancora a Canè, un cross raso a terra verso il centro dell'area viola, fermato da Roggi che respinge, da Della Martira che respinge, passaggio effettuato fuori area da Antognoni, tiro che rimpalla sulle gambe di La Palma, recupera ancora La Palma, poi il pallone termina alle spalle di tutti nella zona contratta da Esposito, ecco Esposito in possesso del pallone ed è in diagonale verso il centro a Giuliano che restituisce ancora il pallone nella zona di Esposito e La Palma, ecco Esposito a cui La Palma ha lasciato il pallone, rimette ancora verso il centro a Giuliano, acrobazia di Beatrice che respinge, recupera ancora Caso nel cerchio del centrocampo, porta avanti il pallone, si sposta dal centro sulla sinistra, stop improvviso della palla, cerca di sfuggire al controllo di Orlandini, passa alla corrente Guerini sulla sinistra, ecco Guerini avanzare, cercare di farsi luce, va a terra, sul pallone c'era anche Saltutti, c'è un calcio di punizione per l'atterramento di Guerini, calcio di punizione che l'arbitro Picasso concede essendo a due passi da dove è venuta appunto l'infrazione, ecco che si attende che venga veduto questo calcio di punizione mentre mancano 9 minuti alla conclusione della partita del Comunale di Firenze, è Guerini che ha recuperato il pallone, lo manda un po' qualche metro più avanti per Antognoni che si appresta a battere questo tiro. Vediamo il giocatore mezzo sinistro della Fiorentina sulla palla, ora l'arbitro Picasso attende che venga formata la barriera, poi si porta naturalmente a controllare la distanza della barriera, ecco il calcio di punizione, Antognoni tocca per Guerini, parte un tiro molto alto, altissimo sopra la traversa e quindi sul fondo. A 8 minuti dalla fine, sempre 1-1 a Firenze, a voi Roma.
Siamo al 38esimo del secondo tempo qui all'Olimpico e sempre l'Inter in vantaggio per 2-1. Adesso Suarez ha effettuato la sua sostituzione, è uscito Mariani che si è infortunato in uno scontro di gioco con Nanni ed è entrato il numero 14 Muraro, da registrare al 37esimo su azione di calcio d'angolo. La palla va a finire a Garlaschelli sul settore destro, esce Bordone, riesce a salvare in corner. Pressing totale dei campioni d'Italia che stanno perdendo in maniera davvero rocambolesca questa partita, che sembravano poter condurre in porto con una certa facilità all'inizio del secondo tempo. Vi abbiamo raccontato della sequenza particolarmente drammatica dei gol. Adesso Badiani cercava di superare il numero 11 Nicoli, un calcio di punizione decretato da Gonella, battuto da Frustalupi, un colpo di testa di un giocatore dell'Inter in area, la palla a Recerconi che si destreggia in mezzo a due avversari, perde il pallone che termina a Boninsegna e rimette in avanti Muraro a metà campo. Siamo al 39esimo, 2-1 per l'Inter sulla Lazio. A voi Genova. Sono 10 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, risultato invariato, sempre la Juventus in vantaggio sulla Sampdoria per 3-1. Sono piuttosto sfiduciati i giocatori della Sampdoria per avere subito 2 reti nello spazio di appena un minuto. Eccoli adesso comunque che partono in contropiede con Valente che ha passato il pallone sulla destra per Boni. Boni riesce a fermarlo proprio, Bedin riesce a fermarlo proprio sulla linea, poi lo passa ancora Valente, da Valente in avanti per Rossinelli, respinge la difesa della Juventus e si impossessa ancora del pallone Lippi. Ma ripetiamo, ormai mancano soltanto 10 minuti alla conclusione dell'incontro e la Juventus conduce sulla Sampdoria per 3-1. A voi Bologna. 7 minuti al termine qui a Bologna, dove il Bologna è in vantaggio sul Cagliari per 1-0, rete segnata da Landini al 27esimo del secondo tempo. Il Bologna gioca praticamente con un uomo in meno perché il terzino Caporale, infortunato, fa solo atto di presenza all'ala sinistra. Al suo posto è retrocesso Bruniera. Nient'altro da segnalare in questo collegamento qui a Bologna. Voi Pescara. Mancano 4 minuti alla conclusione della partita, il Pescara conduce sempre per 1-0, ma in questa fase finale è soprattutto il Genoa che sta tentando il possibile per equilibrare il risultato. Bisogna dire che pochi minuti fa il portiere pescarese Cimpielle ha salvato il risultato, è volato quasi da palo a palo ed è riuscito a deviare con la punta delle dita un colpo di testa di Pruzzo da distanza ravvicinata. Ora mancano 3 minuti alla conclusione, 1-0 sempre il risultato per il Pescara sul Genoa. A te Bortoluzzi. Ad Ascoli siamo al 36esimo, Ascoli 0 Cesena 0, a San Siro 39esimo Milan 1 Lanerossi Vicenza 0, a Torino 39esimo Torino 1 Ternana 1, a Varese 42esimo Varese 0 Roma 0. Due punteggi cambiati in Serie B, terza rete per il Brindisi, Brindisi 3 San Benedettese 1, pareggio per il Palermo a Brescia, quindi questa è la situazione, Brescia 1 Palermo 1. Desidero ancora un intervento quasi flash via Firenze. Sì, stiamo assistendo in questo momento a un attacco della Fiorentina, un lancio di Antonioni sulla sinistra, limite dell'area ancora per Desolati che perde la palla ad opera di un intervento di Landini, ma recupera ancora il pallone. Ecco il numero 9 della Fiorentina in possesso della palla, Integri scivolato, entra poi però ancora l'estremo, il difensore Viola, gli allontana la palla. Si trattava di Burnic, ripetiamo, Burnic che è intervenuto su Desolati. C'è un calcio di punizione, pallone in aria che spiove, ancora Caso che cerca di sforbiciare il pallone con una splendida rovesciata verso la porta di Carmignani, sbaglia però la mira, il pallone termina sul fondo per la rimessa in gioco da parte del portiere del Napoli. Sempre 1-1 al Comunale di Firenze a 5 minuti dal termine. A voi Roma. Mancano 3 minuti al termine della partita qui all'Olimpico e sempre l'Inter in vantaggio sulla Lazio per 2-1. Ancora i campioni d'Italia in avanti con Frustalupi che ha davanti Scala, un pallonetto verso Bordon, respinta di pugno, palla d'Amico al limite dell'area di rigore, niente da fare, esce ancora Nicoli. Wilson comincia, riesce comunque a recuperare sul pallone, il passaggio è a Frustalupi, siamo comunque sempre a centrocampo, linea Genova. A Genova 7 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro, il risultato Juventus 3 Sampdoria 1, c'è stata una sostituzione nelle file della Sampdoria, è uscito De Giorgis che aveva portato per primo in vantaggio la Sampdoria al primo del secondo tempo e dal suo posto è subentrato Nicolini, manovra adesso la palla alla Juventus con Gentile che subisce il fallo proprio da Nicolini che era appena entrato. E siamo proprio nella zona di centrocampo. 7 minuti alla conclusione dell'incontro. Juventus 3, Sampdoria 1, a voi Bologna.
Tre minuti al termine a Bologna, il vantaggio del Bologna è aumentato, ha segnato infatti un minuto fa il centravanti Savoldi. Savoldi ha ricevuto la palla dalla destra e di destro ha battuto il portiere Copparoni. A tre minuti dal termine il risultato è pertanto seguente, Bologna 2, Cagliari 0, a voi Pescara. 43esimo minuto della ripresa, sempre 1-0 per il Pescara sul Genoa, a voi studio. Qui è lo studio, situazione sugli altri quattro campi della Serie A, Ascoli 0, Cesena 0, a San Siro Milan 1, Lanerossi Vicenza 0, a Torino, Torino 1, Ternana 1, a Varese, Varese 0, Roma 0. Rivediamo ancora il quadro della Serie B, Alessandria 0, Parma 0, Avellino 2, Atalanta 0, Brescia 1, Palermo 1, Brindisi 3, San Benedettese 1, Foggia 0, Taranto 1, Perugia 0, Catanzaro 0, Reggiana 1, Como 1, Spal 2, Novara 0, Verona 2, Arezzo 0. In Serie C, Bari 0, Lecce 0, Trapani 0, Catania 0. Linea come di consueta da Meri sino al termine della partita con interventi per finali o novità su Firenze, via Firenze. Sì, d'accordo, Bortoluzzi, c'è una rimessa in gioco da parte di Carmignani, si era conclusa un'azione fra le braccia appunto del portiere del Napoli, sulla rimessa in gioco ha respinto ancora il pallone, il numero 6 della Martire, recupera in attacco ancora Desolati, indietro ancora della Martire che si sposta sulla sinistra avanzando, ecco un passaggio poi nei confronti di Desolati che scatta, cerca di recuperare il pallone che invece gli viene sottratto ad un intervento di Landini che dopo aver fintato il passaggio al portiere Carmignani mette ancora in azione i propri compagni di squadra, ecco Landini che avanza lungo la linea del fallo laterale, cede ancora il pallone nella zona presidiata da Massa che cerca di rimettere il pallone verso il centro e la palla è uscita fuori, la rimessa in gioco all'altezza della linea centrale del campo ancora per la Fiorentina, Viola in attacco in questa fase finale dell'incontro, recupera Beatrice che avanza davanti a sé Giuliano, cerca di toccare il pallone ancora all'indietro riuscendovi nei confronti di Della Martira, lancio verso Antognoni e che recupera la palla dopo un rimpallo, intanto c'è uno scontro del tutto casuale fra Antognoni e Canè. Comunque l'arbitro lo punisce con un calcio di punizione concesso in favore del Viola. Ecco Della Martira che recupera il pallone, lo porta rapidamente nella zona dove è venuto il fallo e si appresta a tre quarti di campo a battere la punizione. Passaggio sulla sinistra a Guerini. E ecco Guerini che dopo aver domato la palla che gli si era alzata davanti spedisce la palla con un secco rasoterra sul fondo sulla destra della rete difesa da Carmignani. Il portiere del Napoli ha già recuperato il pallone, lo scambia al limite dell'area con i propri compagni della difesa ed ecco Orlandini che ha ricevuto la palla e molto lentamente va verso la linea centrale del campo lanciando quindi il pallone a Canè che ricordiamo per quanti si ponessero in questo momento in ascolto ha sostituito quasi allo scadere del primo tempo esattamente al 42esimo l'infortunato Rampanti. Sulla palla c'è ancora Orlandini, c'era stato un passaggio all'indietro di Canè, Orlandini ha cercato di spostarsi sulla destra e portare ancora il pallone in avanti ma è stato messo a terra, c'è un calcio di punizione concesso per il Napoli, calcio di punizione che sta per essere battuto accanto alla linea del fallo nella zona centrale del campo, ecco il calcio di punizione battuto, il pallone spiove verso la zona dove si trova in questo momento Brizzi, vale a dire sul vertice superiore del rettangolo dell'area alla sinistra della rete difesa da Superchi, mentre l'arbitro Picasso accorre ancora sul settore di destra dell'attacco del Napoli per punire con un calcio di punizione un fallo che è stato commesso ai danni di un giocatore napoletano, esattamente Giuliano che scusa ora Firenze, rientra. Scusa Firenze, qui è Bologna, risultato finale, Bologna batte Cagliari 2-0 a te la linea. Guardando il nostro cronometro ci accorgiamo che stiamo per arrivare al termine. Attenzione del... Meri, è finita la partita anche a Pescara, il Pescara ha battuto il Genoa per 1-0 a te la linea. Ecco il calcio di punizione che è stato battuto, un passaggio verso il centro a Burnic che subito passa il pallone sull'estremo settore di destra e si trova Clerici. Clerici riesce a salvarsi per un istante dal fallo laterale, poi però conduce il pallone che gli era scattato in avanti un po' troppo velocemente verso il fondo e la palla varca la linea di fondo per la rimessa in gioco della Fiorentina. Superchi è già sul terreno di gioco, scambia il pallone con i propri compagni della difesa, recupera ancora la palla, gliela passata Gagliolo. Attenzione a Meri, attenzione a Meri, risultato finale all'Olimpico, Inter batte Lazio 2-1 a te la linea. L'arbitro dà proprio il segnale di chiusura della partita, sta una partita questa del comunale, la Fiorentina non ha saputo approfittare del vantaggio offerto dall'autorete di Burnic segnata al 23esimo del primo tempo e il Napoli che aveva rischiato con una condotta di gara che non si può dire molto attenta, molto accorta di essere sconfitto, ha finito la partita attaccando e sottoponendo la difesa viola ad un duro lavoro e ad un'attenta e vigile partita del portiere Superchi che si è disimpegnato in qualche occasione con molta prontezza. Fiorentina incompleta, mancava Merlo squalificato e Merle qui accanto a noi proprio in tempo per darci un suo giudizio sull'incontro. Io penso che la Fiorentina nel primo tempo abbia meritato il vantaggio ma nel secondo tempo con rigore discusso il Napoli abbia meritato il pareggio. Grazie Merlo, dicevamo dunque Fiorentina è incompleta per la mancanza appunto di Merlo che avete sentito parlare e anche Napoli forse col pensiero rivolto alla prossima partita della Coppa UEFA, partita che verrà opposta alla squadra del Porto in Portogallo. Gentili ascoltatori, il nostro collegamento da Firenze dove la partita si è conclusa con un pareggio 1-1, autoreti di Burnic al 23esimo del primo tempo e pareggio di Clerici sul rigore al 25esimo, è terminato, a te Bortoluzzi. Prima di collegarci con gli altri campi di gioco, la Stock vi ricorda i suoi famosi brandy. Stock 84, Royal Stock, Stock Original.
Tre eccellenti interpretazioni di una lunga tradizione. Qui è lo studio centrale che chiede un intervento per i risultati finali o parziali via Ferretti. Finale all'Olimpico, Inter batte Lazio 2-1, a te Provenzali. A Genova mancano due minuti alla conclusione dell'incontro, la Juventus è in vantaggio sulla Sampdoria per 3-1, a voi Bologna. Risultato finale a Bologna, Bologna batte Cagliari 2-0, a voi Pescara. Finale a Pescara, Pescara batte Genova 1-0, a voi studio. Gli altri risultati finali a San Siro, Milan batte Lanerossi Vicenza 1-0, a Torino, Torino e Ternana 1-1, a Varese, Varese e Roma 0-0, ad Ascoli manca circa un minuto al termine, Ascoli 0, Cesena 0. Passiamo ora alle cronache via Roma. Dunque a Roma l'Inter ha battuto la Lazio per 2-1, una partita veramente nera per i campioni d'Italia. La Iella si è ripresa con gli interessi, quello che aveva forse concesso a Terni. Nonostante che l'Inter li avesse anticipati nella prima parte sul ritmo, i campioni d'Italia erano riusciti ad andare a segno al 23esimo del primo tempo. C'era stato un cross da parte di Frustalupi, tutt'altro che imprendibile per Bordon, il quale invece aveva respinto di pugno, messo sui piedi di Rececconi, che non aveva avuto difficoltà a segnare. La ripresa era cominciata nella maniera migliore per la Lazio, col gol fantasma di Chinaglia annullato subito dopo da Gonella. Gol effettuato su cross di Garlaschelli, ma il segnaline faceva presente all'arbitro che in precedenza c'era stato un fallo laterale battuto da Rececconi, che invece doveva essere battuto dall'Inter, quindi il gol era annullato. L'Inter riusciva a pareggiare in maniera piuttosto fortunosa al nono su un tiro di Mariani che veniva deviato nella propria rete dal centro mediano laziale Oddi, e poi passava in vantaggio al 14esimo in maniera davvero beffarda. Un fallo non rilevato su Frustalupi a centrocampo lasciava praticamente liberissimo il terzino Fedele, che arrivava solo in area di rigore della Lazio e metteva dentro. Poi tutta la serie degli attacchi in forze da parte della Lazio, con almeno tre palle gol negli ultimi due minuti. Dall'altra parte Pulici diceva no tre volte al liberissimo Boninsegna, evitando così un punteggio a favore dell'Inter che francamente sarebbe stato assurdo. I calci d'angolo sono stati 8-4 per la Lazio, ripeto il punteggio finale. L'Inter ha battuto i campioni d'Italia per 2-1, a te Provenzali. A Genova si è appena concluso l'incontro fra la Sampdoria e la Juventus. La Juventus ha battuto la Sampdoria per 3-1. La Sampdoria era andata per prima in vantaggio nel secondo tempo, proprio al primo minuto di gioco, con De Giorgis che era intervenuto su un passaggio corto all'indietro di un difensore juventino ed era riuscito a precedere l'intervento del portiere juventino Zoff. Ha pareggiato la Juventus al 21esimo con un tiro calibrato a fil di palo di Altafini, che ha concluso così un'azione iniziata da Anastasi, e poi al 28esimo è andata in vantaggio ancora con Altafini. È stato questo forse il più bel gol di tutto l'incontro. C'è stato un cross dalla sinistra di Cucureddu e Altafini è intervenuto di testa, quel tanto da portare fuori portata del pallone il portiere della Sampdoria Cacciatori ed infilare pertanto in gol. Subito dopo, un minuto dopo, la Juventus ha segnato il suo terzo gol con Anastasi. Si tratta di un'azione classica di contropiede iniziata da Causio. Causio ha superato la metà campo, poi ha effettuato il traversone al centro per Anastasi, che è entrato in area e di prepotenza ha segnato. 3-1 pertanto per la Juventus al termine dell'incontro. La Juventus ha vinto dopo aver rischiato però grosso ed aver subito in molte occasioni il dinamismo dei giovani giocatori della Sampdoria. Da notare che la Sampdoria ha retto molto bene nel primo tempo, anzi ha avuto più occasioni da rete di quante non abbiano avuto gli stessi juventini, poi ha raccolto il frutto del suo lavoro proprio in apertura del secondo tempo ed ha resistito finché non si è scatenato Altafini. Altafini ha segnato i due gol, poi il terzo di Anastasi, non c'è stato più nulla da fare. Da dire ancora che proprio negli ultimi minuti dell'incontro Cacciatori ha dovuto compiere ben tre prodezze per riuscire a deviare tre gran tiri di Capello, di Damiani e di Cucureddu. Il risultato finale 3-1 per la Juventus sulla Sampdoria, ha arbitrato Ciacci di fronte a 40.000 spettatori circa, la linea a Bologna. Scusa Pasini, prima del tuo dire, dallo studio l'ultimo risultato finale ad Ascoli, Ascoli e Cesena 0-0, via Bologna. Ripeto il risultato finale della partita di Bologna, Bologna batte Cagliari 2-0, entrambi le reti nel secondo tempo, al 27esimo Landini, al 41esimo Savoldi.
dopo 72 minuti di gioco sterile e abbastanza noioso, il Bologna è andato in vantaggio con un tiro di Landini che sembrava per la verità innocente. Era invece carico di veleno per il portiere sardo Copparoni, che ha fermato in un primo tempo la palla e poi stranamente se l'è lasciata sfuggire di mano e l'ha vista rotolare beffardamente in rete alla sua destra. In quel momento il gioco chiuso che aveva contrassegnato la partita è finito e i due centrocampi, foltissimi fino a quel momento, si sono aperti. Le due squadre si sono messe a giocare secondo le loro possibilità tecniche e si è visto subito che il Bologna aveva un maggior numero di frecce al proprio arco. Al 41esimo infatti Savoldi, con un bel tiro di destro al volo, ha battuto ancora Copparoni e ha siglato il 2-0 in favore del Bologna, riassumendo un risultato ineccepibile a conclusione di una partita non esaltante. Ha arbitrato Mascali alla presenza di 30.000 persone circa. Nel corso dei 90 minuti di gioco sono stati ammoniti Poli e Gori del Cagliari e Pecci del Bologna. Qui è Bologna, voi Pescara. A Pescara il Pescara ha battuto il Genoa per 1-0. È stata una vittoria meritata quella della squadra di casa, che ha giocato con maggiore determinazione soprattutto nel primo tempo, quando è riuscita a mettere a segno il gol vincente con l'interno Nobili. Era il 35esimo minuto e il tiro di Nobili, scagliato da 18-20 metri, si è infilato alla sinistra di Girardi. In precedenza il Pescara si era reso decisamente più pericoloso e soltanto grazie al portiere Girardi non era passata in vantaggio. Il Genoa ha marciato a corrente alternata, soltanto a tratti ha fatto vedere qualcosa di buono e sul finire ha sfiorato il pareggio, ma il portiere Cimpiella è stato bravissimo soprattutto al 40esimo nel fermare un tiro di Pruzzo. Il Genoa onestamente ha deluso soprattutto a centrocampo, perché ha svolto un gioco troppo lento, troppo elaborato. La partita si è giocata alla presenza di uno stadio gremito, il tempo era bello, il terreno in ottime condizioni. Ripeto il risultato: Pescara batte Genova 1-0. A voi studio. E dallo studio ancora brevi note: ad Ascoli, Ascoli e Cesena 0-0, calci d'angolo 8-4 per l'Ascoli, arbitrato il signor Casarin. A San Siro, Milan batte Lanerossi Vicenza 1-0, primo tempo 0-0, al 22esimo la rete ad opera di Chiarugi su azione personale. Calci d'angolo 13-4 per il Milan, arbitrato il signor Reggiani. A Torino, Torino e Ternana 1-1, primo tempo 1-0. Al 30esimo va in vantaggio il Torino con Graziani su azione personale dopo uno scambio con Sala e pareggia la Ternana al 5° della ripresa con Garritano su passaggio di Panizza. Ricordiamo, Garritano al 20esimo del primo tempo aveva sostituito Petrini. I calci d'angolo 11-1 per il Torino, arbitrato il signor Moretto. A Varese, Varese e Roma 0-0, calci d'angolo 3-2 per la Roma, arbitrato il signor Agnolin. E veniamo allora al riepilogo dei risultati. Ad Ascoli, Ascoli e Cesena 0-0, a Bologna, Bologna batte Cagliari 2-0, a Firenze, Fiorentina e Napoli 1-1, a Roma, Internazionale batte Lazio 2-1, a Milano, Milan batte Lanerossi Vicenza 1-0, a Genova, Juventus batte Sampdoria 3-1, a Torino, Torino e Ternana 1-1, a Varese, Varese e Roma 0-0. La classifica vede al comando con 7 punti Lazio, Fiorentina, Napoli, Juventus e Bologna. Seguono tre squadre con 6 punti, Torino, Internazionale e Milan, quindi con 5 punti il Varese, con 4 il Cagliari, la Sampdoria e il Cesena, con 3 punti Lanerossi Vicenza ed Ascoli e con 2 la Roma e la Ternana. Vediamo la classifica dei marcatori della Serie A. Al comando sono 4 giocatori con 4 gol: Boninsegna dell'Inter, Chinaglia della Lazio, Altafini e Anastasi della Juventus. Seguono 2 giocatori con 3 reti, e cioè Braglia del Napoli e Savoldi del Bologna. Con 2 Landini del Bologna, Bertarelli del Cesena, Campanini dell'Ascoli, Desolati della Fiorentina, Novellini e Gori del Cagliari, Nanni della Lazio, Pulici e Graziani del Torino. Passiamo ora ai risultati finali del campionato di Serie B. Ad Alessandria, Alessandria e Parma 0-0, ad Avellino, Avellino batte Atalanta 2-0, a Brescia, Brescia e Palermo 1-1, a Brindisi, Brindisi batte San Benedettese 4-1, a Foggia, Foggia e Taranto 1-1, a Perugia, Perugia e Catanzaro 0-0, a Pescara, Pescara batte Genoa 1-0, a Reggio Emilia, Como batte Reggiana 2-1, a Ferrara Spal batte Novara 2-0, a Verona Verona batte Arezzo 2-0. Al comando il Verona con 11 punti, seguono Genoa, Brescia e Perugia 8 punti, Parma, Spal e Pescara 7 punti.
Quindi con 6 punti l'Atalanta, il Novara, l'Alessandria, il Foggia, il Catanzaro e il Taranto. Con 5 punti il Brindisi e l'Avellino. Con 4 la San Benedettese, il Palermo e il Como. E con 3 punti Reggiana ed Arezzo. Vediamo ancora due risultati del campionato di Serie C. A Bari, Bari batte Lecce 1-0. A Trapani, Trapani e Catania 0-0. Gentili ascoltatori, abbiamo così conclusa la trasmissione. Vi diamo appuntamento a domenica prossima sul programma nazionale, sempre alle 15.30. Vi invitiamo tra un minuto e mezzo circa all'ascolto sul secondo programma di Domenica Sport. Vi ringraziamo molto per l'attenzione e buonasera.